Buonasera a tutti, questa sera siamo qui per parlare con il nostro autore di un libro molto interessante. Non so se voi avete avuto già modo di leggerlo o di leggere almeno qualche cosa, se no lo avete fatto, stasera vi daremo un assaggio insieme a Raffaele. Voglio lasciarti subito un attimo la parola, proprio per chiederti la tua piccola presentazione. Penso che la maggior parte delle persone presenti sono tuoi amici, però c'è anche qualcuno che non ti conosce bene, quindi vorrei, se a te fa piacere, che ci dicessi chi sei e come mai, diciamo, ci porti questa sera alla nostra attenzione un libro con un titolo così forte, così importante, che è appunto Poetica devastante. Già il titolo, insomma, quando l'ho visto, ho detto io. Allora, per chi non mi conoscesse, sono Raffaele Sgambato, sono un libero professionista, però questa sera non parliamo di professione, questa sera parliamo di altro. Ho da sempre una passione profonda umanistica, sia per la letteratura che per la filosofia. Ho sempre amato la scrittura e la poesia, una poesia che va letta e riletta, assorbita col cuore e sentita con l'anima. Questa passione mi ha portato a scrivere questa raccolta, che è Poetica devastante. Per spiegarne il titolo, differentemente da altre volte, ho deciso di far parlare direttamente la raccolta da sola, leggendola. Ampiezze. Dai nostri lacrimali roventi riversiamo il dolore. Percorriamo un viale ardente e stagnante, desiderando le vetuste, lontane dimore cristalline, incontrando nuovi spettri erranti. Noi, nostalgici dei furenti cieli, armati e grandiosi, strascichi frustranti, dipinti scolpiti, inverecondi e fervidi, e ampiezze che riecheggiano in me come lacrima, come salici d'argento. Perché ampiezze? Quando si pensa ad ampiezze si pensa a qualche cosa a un'unità di misura, di estensione, qualcosa che riguarda il mondo fenomenico. In realtà per ampiezze io intendo qualche cosa di interiore, un'unità di misura della propria ampiezza interiore. Esistono ampiezze del cuore, ampiezze dell'anima, ampiezze del cielo, luoghi di vasti cieli. Il libro è molto particolare perché innanzitutto non solo un libro di poesia, già questo lo rende particolare, cioè già il fatto che tu abbia deciso di utilizzare la parola poetica come mezzo di comunicazione e di espressione artistica, già questo rende particolare come un libro, secondo me. Ma è proprio l'uso degli eteronimi, che è estremamente diciamo originale, particolare, il modo come tu li hai usati, che è particolare. Io penso che sia il caso un attimo, conosciamo tutti, diciamo, che cos'è l'eteronimo bene o male, però vorrei un attimo puntualizzare proprio l'attenzione su che cosa sono gli eteronimi, okay. No? Perché cioè, a volte ci si confonde su questo punto. Allora, diciamo che l'eteronimo è stato sviluppato all'inizio del Novecento da Pessoa, e per eteronimo non si intende la creazione di un personaggio come può essere il personaggio di un romanzo, ma non, nemmeno può intendersi come uno pseudonimo, è una sfaccettatura della propria personalità. Io ho rintracciato 9 sfaccettature della mia personalità, 9 eteronimi, che però, differentemente da Pessoa, sono 9 sfaccettature che insieme vanno a formare un tutt'uno, ma non hanno un connotato esistente, nel senso che Pessoa aveva creato degli eteronimi dove i suoi alter ego vivevano una vita, avevano un lavoro, una funzione dentro di sé. I miei eteronimi sono sfaccettature della stessa personalità, ma hanno un connotato emotivo, non hanno un connotato esistente. Quindi è una sorta di differenza che può esserci tra essenza ed esistenza. Io sto parlando di 9 essenze, 9, qualcuno ha chiamato i 9 eteronimi, 9 vetri, piccoli vetri di una grandissima finestra gotica. Possono essere, io invece l'ho chiamato 9 anime lunari e piangenti.
piangenti, perché la base di pianto, sebbene molti possano intenderla come qualcosa che porta alla fragilità, non è così, perché le lacrime in realtà portano tantissima forza. Quindi piangente nel senso di riuscire a mostrarsi anche con le lacrime, sebbene non si sia in un giorno di pioggia, per cercare di arrivare agli altri per quello che si è. E lunari perché in ogni caso sono delle sfaccettature volubili, perché la luna sappiamo che è un volubile, multiforme, può assumere tante forme all'interno del mese, e quindi all'interno di me, come se da ogni parte di me, da est, da ovest, da nord di me, venissero coloro che, cioè queste nove anime, che mi vogliono portare al giusto centro, alla giusta unità. Però questa unità non viene mai raggiunta, è sempre un qualcosa è sempre un divenire. È un divenire che poi porta ad uno scontro tra la multiformità dell'essere, da un lato, e l'inscalfibilità della ratio, della coscienza, dell'unità, che quindi diventa qualche cosa di rigido e di monolitico, che, dal quale io, non con un artificio letterario, ma in modo assolutamente naturale, di indole, mi distacco e quindi rintraccio queste diverse personalità. Quindi è come se io avessi una sorta di vocazione per i multiforme, che sebbene non molti potrebbero assumerlo come incoerenza, in realtà non è incoerenza, sono delle semplici contraddizioni, perché il contraddittorio e l'incoerente sono due cose ben diverse. Potenze del destino, potenze sepolte che tornano a umiliarmi col ricordo delle labbra invereponde, i dolci guanciali che presero dimora in quel groviglio che si dimostrò il mio cuore, colmo di timore, tenui e lievi suavità che glissano il dolore. E così i potentati del fato mi restituirono alla luce senza abisso, al colore rude e acceso di un'anima senza profondità, essendo qui in superficie, nell'assenza dell'orgoglio, dei patemi e dei massimi sistemi, che la felicità si disvela nella privazione delle istanze metafisiche. Non avverto alcun coro sollevato per il sacro creato e per l'amata terra, solo il vivente non generato è stato notato. Porto con me nelle viscere l'effigie dei suoi sguardi e delle sue orme, porto con me il dolore in atto uniforme, la divisa dell'amore viaggia sola e vagabonda nel millenario inferno informe. Vaste potenze, rimanete, nella mia carne vivete, questo patto rendete esanime e imbelle, uccidete il travaglio, l'abbandono della nave senza miraggio, quando un unico bacio e apre al cielo di niente.